dopo aver ascoltato il pezzetto di storia di Rebecca, ma che la leggiamo dopo, dice a Rebecca cosa gli è successo. Milano e la rete erano il suo mondo, due mondi nei quali si muoveva da padrone assoluto. La grande città non era solo occasioni, incontri, amici, era anche la possibilità di spostarsi in totale autonomia, di non sentirsi invalido. Che brutta parola. Però sapeva che la gente aveva bisogno di definirlo invalido, handicappato, disabile. Scegliessero pure quella che preferivano. Loro non sapevano che la carrozzina era stata una moltiplicazione di occasioni, un volano di conoscenza, una sfida continua, fino all'ossessione. La rete poi era la possibilità di andare ovunque, di essere ovunque, di spostare l'orizzonte vicino all'infinito. Nessuno sapeva fino a dove si era spinto. E in fondo era meglio così. C'era qualcosa di inebriante in quella sfida. Mentre pensava, aveva armeggiato con l'iPad. La ricerca non era durata a lungo. Prese la tavoletta e la mise davanti agli occhi di Rebecca. Il video, in bianco e nero, era sfocato, ma la scena era chiara. Un'auto che tirava dritto uno stop e centrava in pieno uno scooter. I due passeggeri volavano per aria. Il conducente finiva sull'altra corsia e veniva travolto dall'auto che sopraggiungeva in senso contrario. Quello seduto dietro ricadeva di testa e rimaneva sull'asfalto. Tutto si fermava per un tempo infinito. Poi tutto prendeva a correre, tutti sembravano impazziti. Il video finiva in una specie di nebbia. Rebecca alzò gli occhi. In attesa. Mio fratello Giovanni era alla guida. Io stavo dietro. L'autista era ubriaco e aveva fumato. Giovanni non si è più rialzato. Io, solo per mettermi seduto su questa carrozza. Lo scooter si chiamava Nivola, il soprannome di Tazio Nuvolari. Era il luglio del 2010. Mio fratello aveva appena fatto la maturità, voleva iscriversi a economia. Era luglio, ma per la mia famiglia è arrivato il gelo. Rebecca aveva la sensazione che l'iPad fosse pesante come un macigno, pesante e freddo come ghiaccio. Guardò Francesco, il suo viso non tradiva emozioni. Si alzò e lo baciò piano sulla bocca. In un momento avvertì un'intimità con quel ragazzo sconosciuto, come mai e con nessuno le era accaduto prima. Amiga fresa, saque.
mangegnare e argota stasera anche me, con groppa in gola me sente un po' bene. Pensa che avresta che mo' tanta gente, senza una casa, senza niente. Che bella la luna stasera. Pasa, belase, belase, la biosca.